oggi Palazzo del Capitano, uno dei palazzi storici che si affaccia nelle più belle piazze d'Italia, ovvero Piazza Grande di Montepulciano, è sede dell'Università Telematica Pegaso, che offre oltre 10 corsi di laurea, master e corsi di alta formazione. Pegaso è un'università telematica, quindi che può essere frequentata sia da giovani che dagli adulti in modalità telematica, appunto attraverso il web, ma anche attenzione per il territorio. Un'università a chilometro zero, un'università che vuole intercettare i reali fabbisogni dei territori e fornire una formazione cucita addosso come un abito su misura. Miriamo a formare e upgradare le competenze dei lavoratori, si parla di industria 4.0. E poi siamo l'università delle start-up, siamo la prima start-up university con dei corsi ad hoc per aspiranti imprenditori, un nuovo modo di vedere il mondo che ha chi lo vuole cambiare e conquistare con una grande idea. Mi auguro che possa rappresentare Pegaso, un progetto di sviluppo anche per il territorio di Montepulciano. Presso la sede di Montepulciano sarà possibile sostenere esami e ricevere supporto didattico sia con la presenza di docenti e tecnici sia a distanza. Dottor Di Carlo, parliamo della didattica. Quali sono i corsi che Pegaso offre? Sono ben 10 i corsi che offriamo, più il post laurea a 360 gradi. I 10 corsi di laurea partono da scienze umanistiche, scienze motorie, economia aziendale, management, scienze del turismo, giurisprudenza, ingegneria. Quale caratteristica di questo territorio ha colpito particolarmente l'Università Pegaso al punto da convincerla ad aprire una sede? La storia, tutto quello che ne consegue, le imprese, le aziende, l'amministrazione comunale che è stata lungimirante sicuramente ad accettare immediatamente che l'università venisse qui in questo meraviglioso luogo. Questa è la 70ª sede, perché il 71esimo, il 1° di dicembre, sarà Gaeta seguita a Sisi, quindi luoghi sicuramente meravigliosi. Sono intervenuti il sindaco di Montepulciano Andrea Rossi e il presidente del Consiglio della Regione Toscana Eugenio Giani.